utenti di Assi Sportivo, ben trovati dal Palavolley d'Anno di Leo, dove è appena terminata la gara tra Iposea Udas e Modugno, vinta nettamente dalla squadra di mister Ferraro 3-7-0. Siamo in compagnia del mister Roberto Ferraro. Mister, innanzitutto complimenti. Grazie. È stata una gara sofferta, dovevate riscattare la sconfitta di noi Cattolo, è arrivata una vittoria netta che testimonia che vi potete ritagliare un ruolo importante in questo campionato. Sicuramente sì, oggi abbiamo giocato con pochissimi errori, solo la fase iniziale, il tempo di trovare un po' la quadra sugli avversari, poi è filato tutto liscio. I ragazzi si sono comportati bene, sbagliando pochissime palle. Era quello che ci voleva visto dopo quella brutta sconfitta di sabato scorso. Per fortuna non siamo stati gli unici a perdere contro il Noicattolo, anche l'Andria, che era al primo posto, ha perso, e quindi adesso ci troviamo a 3-4 punti dalla prima. Bisogna vedere il risultato dell'altra partita, l'Equesnet Bari, che se vinceva ritornava al primo posto, e quindi noi poi siamo a 4 punti dalla prima. Per fortuna, insomma, non abbiamo perso solo noi con noi quattro, e quindi siamo rimasti lì agganciati nelle prime posizioni. In settimana aveva chiesto una maggior ricezione in difesa e soprattutto una maggior presenza sotto muro, tutti elementi che oggi ci sono stati. Oggi ci sono stati, ha funzionato tutto bene. Speriamo di continuare così. Speriamo di crescere, adesso vediamo un po' anche di migliorare la squadra dal punto di vista quantitativo, visto che siamo ancora in 10, perché siamo partiti in 11, un ragazzo di Cerignola, un ragazzino under 19 di Cerignola si è infortunato, e quindi siamo in 10, e quindi stiamo facendo allenamento in 10, che non è proprio il massimo. Adesso vedremo di implementare la rosa per arrivare a 12, così che da fare, insomma, ancora meglio gli allenamenti e di migliorare sempre di più nel gioco. Mister, lei è uno che non si sbilancia mai, però questa vittoria dimostra che l'Udas c'è. Quanto c'è di suo in questa vittoria, in questo inizio di campionato? Niente, io non voglio nessun merito, il merito è della squadra, dico solo che possiamo ancora migliorare. Rimaniamo con i piedi ben saldi a terra, perché comunque abbiamo visto che si può perdere con tutti e si può vincere con tutti. E dobbiamo solo lavorare, e poi sono sicuro che i risultati arriveranno. Nella prossima gara incontrerete Bitonto, una squadra di mezza classifica, una di quelle che lì può definire alla portata. Cosa vi aspetta? Alla portata, però il Bitonto ha fatto diversi 3-2, quindi io non mi fiderei. Dobbiamo giocare, poi andiamo a giocare a Bari, è inutile ricordarlo, non voglio dire niente, e quindi noi andiamo, dobbiamo allenarci bene questa settimana e andare a fare la nostra partita sabato, senza vedere contro chi giochiamo, non ci interessa, noi dobbiamo fare il nostro meglio e basta. Grazie mister, complimenti. Siamo con il capitano dell'Iposea Udas, Luca Lanzone. Luca, complimenti per la vittoria, una vittoria contro una squadra importante, forte. Che obiettivo avete? L'obiettivo di partenza era la salvezza, però dopo queste vittorie, insomma, l'obiettivo salvezza risulta un po' minimo. Sì, proveremo a rientrare nelle prime 5, cercando di dare il meglio di noi anche nelle prossime partite, non solo contro questa squadra che è forte. Oggi abbiamo fatto una bella prestazione, cercheremo di farla anche nelle prossime partite. Il mister Ferraro è un tipo che non si sbilancia mai, dice che di suo non c'è niente in questa squadra, in quei suoi meriti. Voi invece quanti meriti date all'allenatore? L'allenatore è quello là che poi ci dà la base per lavorare tutto quanto. Noi ci mettiamo del nostro per fare il massimo in campo poi il sabato, la domenica. Nella prossima gara incontrerete Bitonto, quanto saranno importanti i 3 punti per continuare a restare nelle zone alte della classifica? E adesso, almeno per il girone d'andata, saranno tutte importanti le partite, quindi dobbiamo giocare bene. Grazie Luca, complimenti. Finale Udas batte Modugno 3-7-0, ricordiamo che il mister del Modugno, Davide Signorile, non ha voluto rilasciare dichiarazioni al termine della sconfitta. Per Assi Sportivo, i tuoi occhi sullo sport, Fabio Trallo.